Da alcuni anni faccio una vita da globetrotter, perché comunque ho la base a Bologna, lavoro molto spesso a Milano, dove ho diverse collaborazioni in atto. Faccio buona parte delle mie ricerche nel sud dell'Italia e soprattutto ho un rapporto privilegiato con la Sicilia, dove tra l'altro abbiamo trovato tantissime testimonianze appunto di oggetti contaminati. Se calcoliamo che credo che la Sicilia abbia avuto quasi 20 o 30 dominazioni differenti, questo può anche riallacciarci alla storia appunto del territorio. Ho insegnato all'Università di Denver in Colorado, alla Facoltà di Antropologia, e a quella di Rotterdam, alla Facoltà di Urbanistica, al TUDelft esattamente, e continuo a muovermi attraverso queste città con un'altra piccola base a Berlino, dove appunto condivido alcune esperienze con altri ricercatori e designer. Sono tutti posti dove ho modo di fare ricerca e dove vado fondamentalmente a cercare le buone pratiche. La ricerca è partita più o meno dal caso. Come tutte le cose belle, le cose importanti della propria vita non puoi farne a meno, nel senso che è lei che decide per te. Quindi io iniziai a fotografare tanti di questi oggetti, ma senza capire l'obiettivo. Ero semplicemente molto attratto da questo tipo di creatività, che io definisco appunto spontanea, di natura non aziendale, e dei suoi applicativi, perché contengono dei DNA culturali e dei codici di comunicazione, di replicabilità, veramente molto vicini alla fisica quantistica. Quindi ero veramente interessato da questo punto di vista all'osservazione. Un oggetto non è, come sappiamo bene tutti, solamente un oggetto, ma rappresenta un mondo fondamentalmente, soprattutto rappresenta le persone che lo hanno inventato. Il design, se tolto dalle mani degli addetti ai lavori, è storia di vita. È di fatto delle componenti fondamentali delle discipline antropologiche, degli studi, comunque delle discipline di studio sociale, come l'antropologia, la sociologia, e usiamo questi oggetti per indagare sia il territorio che lo spazio, diciamo, ma soprattutto il DNA culturale dei progettisti, perché comunque, nonostante abbiamo trovato invenzioni anche molto simili in contesti totalmente diversi, però di fatto comunque sono buona percentuale, per la maggior parte, tutte cose molto legate anche alla cultura e alle sapienze del territorio. In 10 anni di lavoro circa ho raccolto 8.000 immagini ai 4 angoli del mondo, tra gli Stati Uniti, parte del Sud America, buona parte dell'Europa e soprattutto l'Europa meridionale, che è quella che a me interessa di più. La ricerca è andata avanti, è diventata appunto una piattaforma editoriale, un format per il teatro, molto divertente, anche in cui vengono introdotti questi oggetti, vengono portate testimonianze fisiche, e una parte dello show è interamente versata verso gli errori, quindi le invenzioni casuali, che è una delle parti, devo dire, più divertenti. Ho voluto testare sul pubblico la capacità di attrazione, chiamiamola così, di alcuni oggetti, e soprattutto la loro capacità virale, intesa come possibilità di essere riprodotti facilmente. Tra quelli più interessanti da parte del pubblico, sicuramente al primo posto la maniglia che consente l'apertura della porta ai cani, che è un piccolissimo oggetto costituito da una pallina da tennis e con un filo metallico. L'altro, un altro oggetto molto cliccato, come dicevamo, è stato il sistema psicologico antiparcheggio, che è un sistema costituito da un birillo di gomma, rimane sospeso sopra il posto auto di una persona che appunto ha il diritto di parcheggiarvi, e fa in modo che chiunque si avvicini si trovi questo strano oggetto di gomma, che in realtà non rovina assolutamente la superficie dell'automobile. Da diverse ricerche abbiamo visto che comunque puoi fare quasi tutto a un uomo medio, soprattutto italiano, ma non devi appoggiare niente alla sua macchina, e quindi di conseguenza funziona come sistema di dissuasione. Le confezioni delle pellicole classiche della Kodak, con i forellini con scritto P e S per il sale e il pepe, i 18 modi di fare il caffè in assenza di fiamma che abbiamo trovato in tutta Italia, vanno dal caffè fatto con la lente di ingrandimento in spiaggia al caffè sul radiatore della macchina a 90 gradi, a circa 2500 km di distanza, anche a dimostrare un po' il teorema di Bell, al quale noi siamo parecchio interessati in meccanica quantistica, quindi sulla comunque capacità di influenze reciproche tra le idee, anche in territori differenti, ma in presenza degli stessi
delle stesse necessità, abbiamo trovato una versione del caffè fatto sul ferro da stiro, però con l'Ibrik per il caffè turco. Meravigliose bacchette per il cibo cinese, i chopstick con la molletta del bucato, quindi che consentono anche a chi non è in grado di usarli di riuscire appunto ad utilizzarli. L'obiettivo è far capire alle persone e far capire a noi stessi e cercare di avere tutti la comprensione che la creatività non è di natura aziendale. E la creatività è assolutamente diffusa, in un livello inimmaginabile se non ci si arriva a contatto, e assolutamente stratificata e soprattutto non ha differenze fondamentali tra ricchi e poveri e tra nord e sud. Questa è stata l'altra grandissima scoperta di tutto il progetto. Cambia la destinazione finale. È un modo per preservare la memoria progettuale delle cose, degli eventi e della storia allo stesso tempo. Perché sono tre cose che io non ho più intenzione di scindere nella mia vita. Abbiamo per tanti anni fatto l'errore di separare la crisi economica da quella culturale, da quella ambientale, da quella etica, ecco. E invece fanno parte di un quadro, come la progettualità. Voglio dire, anche io ho insegnato per molti anni architettura e design, non è che le star del design o le archistar sono persone che molte volte sono frutto di lo studio delle pratiche della loro cultura e del loro territorio. Quindi, come vediamo, non possiamo più definirci inventori nel XXI secolo, semmai più traduttori. Dobbiamo cercare noi di compensare con gli strumenti a disposizione. Quindi valorizzazione delle strutture locali, valorizzazione dei saperi locali e localizzazione dei saperi, più che globalizzazione. Ecco, allora questo ci consente di operare in modo molto ampio e soprattutto cercando il modo di uscire da un modello dettato un pochino da ciò che in economia e nel marketing vengono chiamati criteri evocativi, cioè per esempio sviluppo a tutti i costi. Molte persone considerano questo design, è molto di più, semplicemente, è tanto di più, è ciò che viene prima del design, questo è ciò che condensa decenni, probabilmente secoli di cultura e di conseguenza ci fornisce un codice già diretto alla progettazione, ma è ciò che avviene prima. La capacità virale di contaminazione delle idee ci fornisce degli spunti assolutamente incredibili. Sono arrivato a low cost design dopo aver affrontato per molti anni i territori dell'arte relazionale. Non è necessariamente quello del manifesto ben noto dell'arte relazionale che circola negli ambienti artistico-culturali negli ultimi anni, ma è fondamentalmente una deriva relazionale dell'opera d'arte, io la chiamo proprio deriva, che fa in modo che senza la partecipazione delle persone non ci sia l'opera. Io iniziai circa 20 anni fa come artista, tra virgolette concettuale, perché comunque non possiamo, ecco, forse post-concettuale. E iniziai ad occuparmi da subito, fui molto subito attratto ai sistemi di comunicazione, a come le persone comunicano tra di loro e come comunicano agli altri posizioni culturali, politiche, sociali, eccetera. Uno dei lavori più importanti di quegli anni fu, e che tuttora facciamo, fu il Fresco Removal Workshop, che è questo workshop in cui insegniamo le persone a rimuovere le scritte dai muri che rappresentano il DNA culturale del proprio territorio. È un'operazione molto semplice che viene fatta con colla naturale e garza, tra l'altro a un costo anche irrisorio, e in questo modo noi riusciamo a conservare delle tracce della comunicazione spontanea del luogo prima della distruzione degli edifici o prima della loro cancellazione. Il lavoro dello strappo delle scritte sui muri, che tra l'altro ritornano di proprietà di chi le strappa, quindi cioè di chi si riprende pezzi della propria città, perché neanche proprietario, avrà altre due edizioni negli Stati Uniti e probabilmente a Berlino. Questo è stato fondamentalmente il lavoro che è stato il passaggio di ponte attraverso la comunicazione spontanea e la creatività spontanea del progetto Low Cost Design. Non trovavo però più esaustivo il mondo dell'arte, non trovavo più appagante il mondo dell'arte perché ha delle grosse difficoltà relazionali. Il design spontaneo, tra virgolette, la creatività spontanea mi ha fornito questo pretesto e diciamo mi occupo di arte in modo diverso, ecco. Tutti questi oggetti che abbiamo raccolto sono assolutamente forme d'arte, sono forse la massima espressione, sono il DNA della forma d'arte.